cioè di bollitura delle pelli, che viene mischiato alla sostanza collosa dell'acqua e della polpa, ottenendo un liquido abbastanza omogeneo che serve in pratica per il pescaggio e quindi il drenaggio della carta su uno strumento che viene detto cascio. Questo cascio non è altro che una rete su una formella di legno, la quale serve, l'utilizzo in pratica è quello di dividere l'acqua dalla polpa fibrosa. Adesso vi faccio vedere il procedimento. Danno. Una volta solamente? Una volta? Sì, una volta in pratica, dove si lascia scolare, in pratica drenare l'acqua e mantenere la polpa di carta. Sì, sì. Fate parlare me che io ho più esperienza di voi. Adesso il foglio è già formato in pratica. Passeggiare e girare il fondello. La stendura e la faccio al lato inverso. Vengo. No, mi metto da questo lato così c'è la luce per riprendere. Sì, sì. Ok. Allora, una volta scolato bisogna estrapolare il foglio da questa forma, quindi si utilizzano dei feltri di lana. Questo dà la possibilità, essendo in lana, di staccare il foglio dalla rete. Ah, è finissima. È fina, non c'è cellulosa, se non la prendo. Quindi si aggiunge un foglio di lana e un foglio di carta, fino a creare la cosiddetta pila. Molto lavoro per a mano, molto sì. Lavoro a mano. Il principio industriale è sempre uguale, ovviamente si lavora con le macchine in piano, ma il principio è, in pratica è quello, il principio di base. Ne faccio un altro, vediamo. Mica il scascio, che male. Faccio un altro. Dell'acqua salva. Poi chiudiamo con questo. Sì.